Mi piace andare a fare, a fare visite al Gran Sasso, in giornata, vado e torno, così una cosa veloce. Ama la montagna, le Dolomiti in maniera particolare, ma si reca spesso anche sul Gran Sasso in Abruzzo, Erri De Luca. Lo ha detto durante l'incontro al Cineteatro Massimo di Pescara, organizzato dalla Fondazione Edoardo Tiboni e dall'Associazione Culturale Ennio Flaiano. A dialogare con lo scrittore è stata Romina Remigio, fotogiornalista che da anni si occupa di reportage sociale e culturale. De Luca ha annunciato che il prossimo mese di novembre dovrebbe essere presentato a Lucca Comics una graphic novel, un volume con i disegni di Paolo Castaldi, per il quale ha scritto testo e sceneggiatura e che originariamente doveva essere un cortometraggio. Un critico lo ha definito scrittore d'Italia del decennio. Poliglotta, scrittore, poeta, è impegnato nel sociale, ma non ama particolarmente social network. Usa ogni tanto Twitter, ama il contatto diretto con le persone. E quelle che non ci sono più, ha detto, le porto dentro di me. Non sogno, però in compenso ho molta immaginazione. E quindi immagino continuamente. Anche quando scrivo, immagino continuamente. Anzi, mi arrivano tante di quelle immagini che io non riesco a starle dietro. Alla fine me ne tengo solo qualcuna. Perché siamo detentori del più grande patrimonio culturale della storia dell'umanità? Non perché l'abbiamo inventato noi, l'abbiamo elaborato, ma ci è venuto dal mare, tutto ci è venuto dal mare. Qual è la nostra specialità? È di essere porosi, di avere assorbito queste visite, queste venute, questa distribuzione di ogni specie, di bene e male, che è avvenuto dentro al Mediterraneo. Io poi vengo da una città, Napoli, che non è stata fondata dai napoletani. I napoletani non ci pensavano proprio a fondare Napoli. Sono arrivati i greci,